di Abete Grasso, Cesare Nai, che è qui questa sera, vice sindaco Beatrice Poggi, l'assessore Walter Bertani, i rappresentanti del Consiglio Comunale, dell'amministrazione comunale, i rappresentanti anche dei comuni vicini ad Abete Grasso della Piatense. Voglio ringraziare gli ospiti che questa sera sono intervenuti, a cominciare da Mauro Veni, responsabile ciclismo di RCS Sport, nonché direttore del Giro d'Italia. Gianni Bugno, Vincenzo Nibali, Luca Guercilena, io dico solo i nomi perché a dire quello che avete fatto passeremo mezz'ora, tanto li conosciamo tutti. Con loro Sergio Meda, giornalista, già detto stampa del Giro d'Italia e della Milano Sanremo, appunto il vicepresidente Paolo Oldani, al quale c'è il microfono per un saluto. Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Quindi dopo 5 anni circa ci ritroviamo per presentare un altro evento prestigioso. E 5 anni fa c'era stata data l'occasione, l'opportunità, grazie al direttore, della partenza della tappa nel 2018 del Giro d'Italia. Da lì è partito tutto un percorso, quindi il 5 maggio aveva fatto l'evento con Vincenzo, che quell'anno doveva correre il tour, non ha corso il giro, e da lì poi sono nate diverse iniziative da parte del Comitato Tappa, che stasera rappresento assieme ad Andrea Ruboni, che comunque ringrazio, secondo me merita un applauso. Altro non ci sia da dire se non che cedere la parola al primo cittadino, Cesare Nai, che vi do qua. Grazie con un grande immenso piacere che sono qui questa sera, siamo qui tutti per la presentazione di questa partenza che abbiamo l'onore di ospitare per la nostra bella città. È stata un'opportunità che ci è stata data, ringrazio RCS per essersi rivolta con fiducia a noi, e devo ringraziare anche tutta la giunta, sono stati salutati prima l'assessore Bertani, vice sindaco Poggi, sono qui anche Roberto Alvetti, il presidente del consiglio, il nostro segretario comunale, ma ringrazio tutta la giunta perché noi subito e velocemente abbiamo detto sì. Quando ci è stato proposto noi abbiamo detto sicuramente possiamo accogliere questa partenza, forti anche dell'esperienza che abbiamo saputo dare rispetto alle tappe di Giro d'Italia. Invito l'assessore anche allo sport, almeno c'è anche una quota rosa, se no poi sarebbe e quindi un saluto. Bene, non aspettavo, bastava il sindaco, ma intervengo molto volentieri perché per noi è un grande onore. Ancora una volta ospitiamo una gara importantissima, questa poi a Milano Sanremo, quindi è una novità per noi, è un grande evento non solo ciclistico ma, come diceva il sindaco, anche turistico per noi. Noi lo viviamo veramente come una grossa opportunità per la nostra città. Il fatto di riuscire a convogliare qua da Abete Grasso, ma su tutto il territorio, tante persone, ci dà la possibilità di far vedere quella che è la bellezza di questo territorio. A pochi passi da Milano abbiamo un territorio dove si può andare in bici, si può godere del bello della natura, andare a mangiare magari negli agriturismi, venire qua in Annunciata a vedere questo complesso del 1400 con questi affreschi del 1500. Devo dire che noi siamo veramente orgogliosi del territorio e siamo felici di potervi ospitare. Quindi grazie a tutti, i ringraziamenti li ha già fatti il sindaco, quindi vi lascio. Ha raggiunto l'ultimo ospite di stasera, Luca Giannanella, che è responsabile delle pagine di ciclismo della Gazzetta dello Sport. Io vorrei che faceste anche un applauso all'Art Director, Maurizio Bianchi. Allora, ringrazio comunque per il coinvolgimento e la fiducia che mi viene sempre data.
Per un pasticcere è l'occasione sempre per esprimere la propria creatività, quindi è qualcosa veramente di interessante, perché di idee ne abbiamo sempre tante e farci coinvolgere è sempre piacevole. Buonasera a tutti, ovviamente devo semplicemente dire che sono molto contento di essere ancora una volta qui, perché a Pietegrasso per me rappresenta un posto di amicizia e di situazioni sempre molto molto piacevoli. Di sicuro Milano, anche se qui siamo nella città metropolitana, la grande Milano, è stata un attimo ingenerosa e quindi ha dimenticato questa piccola situazione che si chiama partenza da Milano-Sanremo, e qui abbiamo Mauro Regni che è direttore del Giro d'Italia e di tutte le manifestazioni ciclistiche della Gazzetta dello Sport, ha avuto sicuramente il desiderio di partire da Milano come idea di base, anche perché magari è successo un sacco di altre volte. E adesso invece è successa una cosa bella, perché non si è, come dire, tappato un buco, ma semplicemente riconosciuta una volontà che prima ovviamente non c'era. In questi ultimi anni non abbiamo riscontrato mai una grande passione per questa partenza della Milano-Sanremo da Milano. Anzi, devo dire che ultimamente i rapporti in qualche modo, se si può dire, sono andati deteriorandosi. Sì, si chiama Milano-Sanremo, ma non è obbligatorio assolutamente partire da Milano. È chiaro che Milano, dopo 100 e passa anni, ha un suo motivo di essere, però abbiamo riscontrato in questi ultimi anni un poco interesse da parte dell'amministrazione comunale, e quindi abbiamo detto: perché non provare a fare anche noi quello che hanno fatto altri in altri paesi, tipo in Francia con la Roubaix, eccetera. No, dagli anni 70 la Roubaix non si parte più dal comune di Parigi, ma si parte dal comune di Compiègne. Quindi non è stata nessuna opera di lesa maestà, quindi anche Milano, con questo non dico che oggi penso a questa grande partenza da Pietegrasso. Perché a Pietegrasso? Perché negli anni, come testimoniavano prima, ha dato in qualche modo contezza di essere pronta a recepire una grande partenza come può essere quella della Milano-Sanremo. Buonasera a tutti. Ma qui parliamo di una corsa che è nata nel 1907, 2 anni prima del Giro d'Italia. Già solo questo dà l'idea di che cos'è e cosa deve essere la Milano-Sanremo per l'Italia intera, e non soltanto per noi del ciclismo. Soltanto il Giro di Lombardia nacque 2 anni prima, nel 1905. Quindi mettiamo a posto le caselle per capire che cos'è la Milano-Sanremo. Poi parte da Pietegrasso, parte da Milano, poi uno la interpreta sempre un po' come legato alla tradizione. Io sono uno molto tradizionalista e personalmente la Conca Fallato, via della Chiesa Rossa a Milano, era un'icona del mondo del ciclismo. Ma non è questo il punto, perché noi sicuramente abbiamo bisogno di sentire attorno alle nostre corse la gente, l'affetto, l'abbraccio del popolo del ciclismo. Io da giornalista lo vedo con un dato: di tutte le corse di inizio stagione, la Milano-Sanremo è quella che ha il maggior numero di giornalisti stranieri che arrivano in Italia la settimana prima, vengono da Tirreno Adriatico, stanno tutta la settimana, accompagnano i corridori fino al sabato della corsa. All'estero la chiamano la primavera, perché è proprio qualcosa di ben di più di una corsa di ciclismo. Ultimo chilometro per Gianni Bugno che ancora 10 secondi di vantaggio sulla Tedesco Corsa. Un grandissimo Bugno che si volta per controllare ancora il suo avanzamento.
le sue carte. Sì. Quindi chi rimaneva davanti poi doveva sfruttare l'occasione con un fatto tiro. Facciamo un salto in avanti di un bel po' di anni e andiamo con la Sanremo di Nibali. Telecamere fisse, Vincenzo Nibali, parte transennata e adesso bisogna andare oltre, bisogna usare il cuore al di là di quello che è rimasto nelle gambe. Il trenino della Quick Step prova a lavorare in dirittura del traguardo. Vincenzo Nibali cerca ancora l'aerodinamica fino all'ultimo metro. Siamo quasi alla 500, curva. 500 siamo metri. Siamo quasi alla curva. Ale Vincenzo, una volata. Ci sono i Quick Step Floors che praticamente sono a tutta per Elia Viviani. Alaphilippe sta tirando per Elia Viviani. Ormai siamo alla fontana. Ale Vincenzo. Ci siamo, Ale Vincenzo. Ci siamo. 300 metri per Vincenzo. Parte la volata da dietro. Devi reggere Vincenzo, stanno arrivando i Quick Step con Ricezze, ma il vantaggio è ancora ottimo. Ce l'ha fatta Vincenzo, ce l'ha fatta Vincenzo, dai non ti voltare Vincenzino. È partita la volata dietro, Nibali si gira, alza le braccia al cielo. Bravo Vincenzo. Allora, dice sicurezza o incoscienza? Ma forse tutte e due, comunque buonasera a tutti. Erano tanti anni che non accadeva, diciamo, nell'epoca moderna del ciclismo, un attacco da lontano, e in testa mia dicevo sì, mi riprenderanno, perché negli ultimi anni la Milano-Sanremo è sempre arrivata in volata, difficilmente un uomo da solo o al massimo un gruppettino, quindi quando sono arrivato ai 100 metri finali che mi sono girato, ho visto che c'era il margine per arrivare da solo sulla linea, io ho realizzato che avevo fatto mia la Sanremo, che quell'anno neanche volevo correrla. Infatti Mauro Vendi mi invitò il giorno prima alla presentazione della Milano Sanremo, e disse no, Mauro, no, non vengo perché tanto io non faccio la corsa, sono in appoggio al mio compagno, vado a riposare che domani mattina bisogna svegliarsi presto per affrontare questa Milano Sanremo. E da lì forse il colpo di genio, la spensieratezza di non avere una responsabilità così grande per una gara così importante, forse mi ha liberato da tutto e ho vissuto un giorno meraviglioso. E ritornando alla Milano-Sanremo, che partirà da Via de Grasso, io penso che è una grandissima occasione, che è molto bello, perché sì, è bello essere tradizionalisti, ma ogni tanto il cambiamento serve, e serve alle persone, serve per la gente. Milano, tra virgolette, negli ultimi anni era diventato un po' anche difficile da raggiungere, e invece partire da una località così sicuramente avvicina molto di più il pubblico al ciclismo, questo sì. Ma buonasera a tutti e ciao a tutti gli amici. Io nelle varie interviste definisco la Milano Sanremo la classica più bella del mondo, forse perché siamo appunto nella zona, però è l'unica gara che dura 6-7 ore e poi si risolve in 3,5 km, diciamo, e quindi c'è questo crescendo, come diceva prima Gianni, no? C'è la fase, la partenza, si arriva a Genova, poi si comincia sul mare, poi si cresce. È chiaro che è proprio perché è così imprevedibile, è quella più difficile da definire, però è anche proprio il bello della Milano Sanremo. Esagero forse, ma quando si parte al fianco della Rubea, Lombardia, la 10, i contendenti sono quei 10, forse 15. La Milano Sanremo, 200 partenti, 200 possono vincerla, e la dimostrazione è che c'è gente che è arrivata da sola, volate di gruppo, gente che è arrivata in piccoli gruppetti, quindi sicuramente è la corsa più imprevedibile, proprio per questo secondo me è la più bella di tutte. La Sanremo è un sogno per un sacco di gente, e per alcuni è anche stata una cocente delusione. Qual è secondo te quello che l'ha mancata troppo per poter dire mannaggia? Beh, per esempio uno come Cipollini l'ha detta, mi pare, al 13° tentativo o al 12°. Uno come Argentin, che la perse con Kelly nel 92, era tagliato perfettamente per questa corsa e non l'ha mai vinta, per esempio. Una corsa come la Sanremo bastano 10 metri per vincerla o per perderla, e questa è la cosa più bella di questa gara. Ecco, vorrei invece coinvolgere voi due, Vincenzo
Gianni, c'è stato un anno in cui vi sentivate pieni di energie, quindi stavolta ce la faccio, perché invece non è andata come sarebbe stato utile per voi? Oppure non è mai successo di dire, porca miseria, ho mancato l'occasione della mia vita alla Sanremo? Sanremo parte sempre con un invito di poter far bene, perché come diceva Luca è aperta tutta. Parti con buoni propositi, dopo i buoni propositi spengono man mano che i chilometri avanzano. E poi arrivi sotto la cisterna, sotto il poggio, capisci che non hai le gambe per poter fare la corsa, anche perché il poggio, quando arrivi sotto, fai i tornanti frenando, da quanto sei forte. Quindi se non hai la gamba dopo 300 km, lì rimani di lungo. Vincenzo? Io ne ho affrontate diverse, sono sincero, un anno mi sono staccato sul poggio, ero indietro con i velocisti che mi staccavo, poi ci sono stati degli anni che pensavo di fare una gara perfetta, ho attaccato sempre sulla seconda parte del poggio, però nello stesso momento ho attaccato anche con Cellara, lui ho capito, aspetta, meglio mettersi a ruota. Lui finì secondo, però sicuramente quel giorno lui era quello più forte, e trovò per la strada Simon Gerrans, che fu molto bravo, molto astuto, perché bisogna restare concentrati per 6-7 ore. E quindi anche una piccola distrazione si può finire per terra, quando si arriva dopo la discesa per andare giù verso Genova, così, e bisogna stare sul Turchino, bisogna stare sempre molto attenti. E per andare a prendere la cipressa bisogna tenere le posizioni davanti, a volte c'è il vento, ma bisogna avere anche un'ottima squadra, quindi sono tante le combinazioni che bisogna far coincidere per conquistare una gara del genere. Sì. E poi quando si arriva sull'Aurelia per andare verso via Roma, sì, è vero, la strada tira un pochino il 2%, ma se per disgraziato caso hai un po' di vento in faccia, all'arrivo non lo vedi più. Sì, 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 ti respingi. Sì. Poi ci sono anche delle occasioni che dici di avere, ti senti benissimo e dopo 290 km così è in giro, ti sei spento in un minuto. Grande Vincenzo Nibali. Signori, io ringrazio questa splendida platea. Serata e una Milano Sanremo degna di essere vissuta anche in televisione.